Il coordinamento regionale dell'ANCI Giovani si è riunito stamattina a Nuoro nella sala consiliare. L'organismo in cui sono rappresentati i giovani amministratori locali sardi è stato convocato sotto la presidenza di Francesco Piludu, consigliere comunale di Quartu, e la vicepresidenza di Antonio Belloi, assessore ai lavori pubblici del comune di Nuoro. L'appuntamento nel capoluogo barbaricino fa parte del percorso che l'ANCI Giovani sta seguendo per incontrare le istituzioni regionali al fine di avere un quadro completo della situazione per poter presentare iniziative a favore dei comuni. Dopo l'incontro con la presidenza dell'ANCI Sardegna, presieduta da Emiliano Deiana, oggi è stata la volta del presidente del CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, carica ricoperta dal sindaco di Nuoro Andrea Suddu. All'incontro hanno partecipato amministratori comunali provenienti da tutta la Sardegna. I lavori hanno visto il coordinamento occuparsi di diverse tematiche relative alla vita dei comuni, spesso piccolissimi, che amministrano, ma anche riguardo ad argomenti di interesse generale per l'intera regione. Del resto i dipartimenti dell'ANCI si occupano a 360 gradi delle problematiche che interessano le diverse comunità, dalle riforme alle istituzioni, alle finanze locali, alla coesione territoriale, ma anche le politiche sociali, il welfare, le immigrazioni, l'istruzione, l'università, la cultura e il turismo, senza dimenticare sanità e ambiente. Il coordinamento dell'ANCI Giovani vuole essere un laboratorio di idee, la sede in cui portare la propria esperienza amministrativa, raccogliere le istanze e confrontarsi con le altre istituzioni, dall'ANCI Sardegna al CAL, alla Giunta regionale e al Consiglio, per dare risposte immediate e mirate ai cittadini.